Siamo oggi a casa, anzi le telecamere di Napoli News Magazine e Sinapsi News oggi sono a casa di Raffaella. Chi è Raffaella? Raffaella è una mamma coraggiosa che sta intraprendendo da tempo una battaglia importante e il nemico di questa settimana, perché lei purtroppo ha nemici continui che non si cerca, li incontra quotidianamente e da molto tempo. Oggi il suo nemico è l'AIFA. Che succede, Raffaella? Raccontaci. Beh, in effetti è una bimba con encefalopatia post-vaccinica e con un'epilessia farmaco-resistente. Quindi questa bimba, oltre a prendere i suoi antiepilettici, ovviamente ha le sue crisi quotidiane, crisi epilettiche. E in questo caso, fino a poco tempo fa, io facevo uso del Micropam, questa paretta rettale che ben tutti conoscono, perché un farmaco non è un farmaco nuovo. È un farmaco che ha sempre salvato le vite ai bambini, perché ecco, io lo definisco un salvavita. Qual è la funzione di questo farmaco? In effetti il soggetto che ha la crisi epilettica, in quel momento per via rettale viene messa questa peretta e quindi questo Valium va a calmare l'attività cerebrale. Sì, è completamente questo, è un salvavita, io lo definisco, che lo troviamo in commercio da 5 mg o da 10, ovviamente in base alla fascia di età. Mia figlia in questo caso ha 10 anni, diciamo che la maggior parte dei casi lei soffrisce di quello lì da 10, ma da non sottovalutare che spesso, proprio per non darle un'eccessiva dose di farmaco, io uso ancora quello da 5. Cosa succede? Che nel periodo del Covid io mi trovo ad affrontare questo problema, carenza di farmaco, le farmacie mi dicono che i magazzini sono vuoti. Io cosa ho fatto? Ovviamente mi sono recata a varie farmacie, ho fatto un po' di scorta e l'ho messa in casa. Perdonami, è un farmaco facilmente reperibile o un farmaco complicato, complesso? No, assolutamente facilmente reperibile, si va in farmacia e si compra. Cosa succede? Faccio questa scorta e superiamo il periodo del Covid. Io mi trovo effettivamente che quasi finita la scorta vado in farmacia e dice: no, il problema sussiste ancora. Signora, forse non ha capito, il farmaco non verrà più prodotto. Cioè l'AIFA non si può svegliare una mattina e non produrre più un farmaco salvavita. Ovviamente qualcuno direbbe: vabbè, sicuramente ha detto di prenderne un qualcosa, un sostituto, cioè un altro. Esiste un farmaco sostitutivo? Allora, in effetti ne esistono diversi, perché quelli vanno un po' per categoria. Il Micropam è quello che a noi non ha mai creato gravi effetti collaterali. Poi abbiamo il Buccolam, che viene, quello viene messo sulla mucosa orale. E semplicemente che il Buccolam è una fase successiva, qualora non funziona più questa peretta rettale, viene usato questo qui per i bimbi che in effetti hanno quelle crisi che superano i 5 minuti, quelle crisi un po' più pericolose. Oppure nella fase dell'adolescenza, dove effettivamente fare una peretta a un bambino anche in un luogo pubblico è un pochettino anche imbarazzante, allora il medico può consigliare di usare il Buccolam. Ma io mi chiedo, in questo caso, se il Micropam si differenzia come molecola anche dal Buccolam, perché è stato tolto dal commercio? Perché queste farmacie ormai si sono svuotate? Un'altra domanda, perché noi dobbiamo pure far capire agli amici da casa di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un farmaco, come hai giustamente detto tu, salvavita. Sostanzialmente AIFA improvvisamente, senza alcun preavviso, toglie dalla produzione questo farmaco. Hai fatto ricerche, approfondimenti per verificare se ci sta un sostitutivo? Sì, ho fatto ricerche, ma la cosa assurda è che l'AIFA ha fatto proprio, c'è proprio una comunicazione sul sito dell'AIFA dove noi andiamo a vedere che da febbraio quello da 10 mg non è stato più prodotto e che dal 1 settembre dal commercio verrà tolto anche quello da 5. Quindi è assurdo, ma la cosa poi più assurda è che lei ci dice potete sostituire col Buccolam, ma causalmente dal 16 luglio al 31 ottobre non sarà più in produzione, cioè ferma la produzione. Quindi voglio dire, questi salvavite di questi bambini non sono un gioco, cioè qui stiamo sempre nelle mani delle case farmaceutiche, dell'AIFA, dell'associazione, ecco, che dovrebbe gestire un pochettino i farmaci. Allora poi mi chiedo anche un'altra cosa: per togliere improvvisamente un farmaco così importante ci sono state delle reazioni, ci sono delle cose che noi non siamo a conoscenza? Perché io stesso che quello che io volevo farti dire, sì. Sostanzialmente, perché stiamo parlando di un farmaco che viene tolto dopo quasi 10 anni di produzione, sì. Di più, io sono 10 anni che lo uso. Ah, quindi già esisteva, sì, precedentemente, quindi stiamo parlando di un farmaco che sostanzialmente potrebbe avere prodotto delle
cause probabilmente infauste, sì, e quindi a distanza di 10-15 anni stanno cominciando a venire fuori, perché è stranissimo che vengano tolti tutti e due farmaci che sono con la stessa molecola sostanzialmente. Sì, appunto, cioè qui abbiamo farmaci da banco che noi conosciamo, non faccio qui i nomi, dove si è detto tanto effetti collaterali devastanti, evitare questo, evitare quell'altro, poi un farmaco salvavita che per sommi capi non ha portato mai grossi problemi. Noi sappiamo che tra gli effetti collaterali ci sono la parte polmonare, la parte cardiaca, ma è ovvio, il Buccolam sarà ancora peggio. Quindi io mi dico, in un soggetto, parlo in questo caso della mia situazione, ma tante sono le situazioni e persone che per decenni hanno fatto uso, se effettivamente questo ha creato qualcosa di importante, ma che venisse detto, cioè basta adesso nascondere le cose, perché io che ci ho scorta in una bambina che ha avuto già un effetto da un farmaco, perché sappiamo bene che il vaccino è un farmaco, ha i suoi effetti collaterali, e questo in questo caso mi ha creato una serie di problemi, cioè mia figlia non parla, non cammina, ha questa epilessia, ha disturbi della parte visiva, almeno io so che questo farmaco lo devo totalmente eliminare, poi sarà mia cura gestire il Buccolam. Poi c'è un'altra nota dove, che cosa fa l'AIFA? Dice, qualora tu vuoi per forza usare il Microbam, ti fa fare una prescrizione dal neurologo, su un documento AIFA, si compila questo documento AIFA, poi io cosa faccio, io genitori, mi reco all'ASL, mi faccio fare una specie di autorizzazione con la tua responsabilità. Sì, no, è perché la prescrizione l'ha fatta il neurologo, però questo è un processo per comprarlo all'estero, cioè ci induce a comprare il farmaco all'estero, è una cosa vergognosa. Io faccio la pratica all'ASL, l'ASL la comunica all'AIFA, l'AIFA fa l'acquisto all'estero per me, cioè ma di cosa stiamo parlando? Cioè qua parliamo anche di aumentare la burocrazia sui nostri figli, che mentre prima io, nel caso in cui mi mancava il farmaco, andavo in farmacia, perché quattro perette contiene una scatola, non parliamo di chissà quante ne contiene, quindi mi recavo in farmacia e lo compravo, adesso io devo fare un iter un po' tipo come già facciamo per le terapie, per una qualunque cosa, cioè allora sì, questo è un farmaco pericoloso, cioè c'è l'assurdità, io lo devo comprare all'estero. Quindi comprandolo all'estero te ne assumi la responsabilità dell'utilizzo? Sì. Certo. L'AIFA per questo, quindi si spoglia di tutte le responsabilità di cui dovrebbe essere investita normalmente per il ruolo che assolve, le scarica sulla famiglia. Sì, è certo, come sempre, come un po' quando noi andiamo lì, facciamo la vaccinazione e firmiamo il consenso, diciamo che siamo consapevoli di tutti gli effetti collaterali, il consenso autorizzato, cosa vergognosa, perché in effetti non abbiamo manco il tempo di leggerlo, oppure non ne siamo manco a conoscenza di quello che c'è scritto al sopra. Allora, come sempre, è un cane che si morde la coda e siamo noi a prenderci responsabilità dei nostri figli danneggiati, chiusi in casa. Se dovessi fare un appello, a chi lo faresti e cosa chiederesti? Beh, in effetti io non so a chi farlo, perché sì, diciamo che noi abbiamo il politico di turno e un po' ci siamo scocciati di far prendere le decisioni a questi politici di turno, a chi in quel momento si siede lì e si alza una mattina e decide la vita dei nostri figli, dove spesso sono persone, non sono medici, ce ne abbiamo a che fare con, mi scusi se mi permetto, con Gentaglia. Io me ne assumo la responsabilità di giornalista, quindi penale e anche civile. Noi abbiamo avuto anche la Lorenzin come ministro della salute. Me ne assumo la responsabilità. Abbiamo avuto la Lorenzin e ho detto tutto con questo. E con questo concludo questa intervista, che francamente non avrei voluto fare, perché sentire queste cose fa male non solo all'informazione, fa male veramente al tessuto sociale. Grazie, dimmi. Ultima cosa, in effetti la differenza tra il Microbam e il Buccolam, il Microbam nella mia situazione, io vado a fare una peretta rettale, il Buccolam sotto crisi epilettica, e mi auguro al Ministro di Sanità di non vederla mai una figlia con una crisi epilettica, a terra che diventa come un cane randagio, come i cani quando vanno sotto le macchine, così la definisco, la parte facciale di mia figlia, cioè con quei denti stretti, con quelle labbra così rigide, ma io dove lo vado a mettere sto Buccolam? Devo aspettare anche che si rilassa la bambina, quindi il danno sul danno. E nel momento in cui mia figlia dal sonno passa un'altra cosa, la responsabilità chi se la prende? La mamma. È così, e ricade sempre su di noi le scelte sbagliate. Io non aggiungo altro, grazie per averci seguiti, per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano e Raffaello. Ciao, salve a tutti e grazie Sergio. Grazie a voi.